Benvenuti a Dietro le Quinte. A conclusione dell'estate vogliamo ricordarvi gli eventi più salienti dei festival in giro per tutta Italia. Iniziamo con Bari, arene culturali, oltre 100 eventi in tutta la città. Dietro le quinte di Arene Culturali siamo qui a Bari di fronte alla Basilica di San Nicola e qui hanno organizzato una serie di eventi molto particolari. Francesco, che cosa ascolteremo? Qual è il programma della serata? Sì, innanzitutto grazie, per noi è un onore essere qui nel cuore di Bari, grazie alla mia amica, il direttore artistico, la mia amica Angela Cataldo, complimenti a tutto il comune di Bari, al sindaco e per come tenete questa città meravigliosa. Questa sera abbiamo preparato un progetto pazzesco, tutto basato su questo bambino qui, facciamo ascoltare la gente un po' di tutto, tutti i generi musicali raccolti in due spettacoli in uno. Come nasce questa idea di coniugare paesaggi all'arte? Synesthesia Landscapes è il titolo della rassegna egregiamente organizzata da Angela Cataldo, che ringrazio per aver fatto tutto questo. E oggi ospitiamo Luciano Canfora, grazie alla sua organizzazione, che parlerà di Europa oggi in occasione della pandemia che ha segnato un prima e un dopo, non solo da noi ma in tutto il mondo. Arene Culturali è un bando che nasce proprio a seguito di questo di tantissimi giorni di confinamento per tendere la mano agli operatori culturale. Abbiamo organizzato in due mesi, tra agosto e fino alla fine di settembre, più di 100 eventi in tutta la città, rappresentazioni teatrali, concerti, abbiamo portato persino il Locus dopo 16 anni di Loco Rotondo a Bari e poi Anonima GR, Radicanto, tantissimi rappresentanti, operatori storici, artisti della città, naturalmente nelle piazze che sono il palcoscenico più gradito ai cittadini e a prescindere da questa pandemia ci auguriamo di tornare a ripetere questa bellissima esperienza, grazie. Mangiare con la cultura, organizzare e soprattutto in questo momento difficile, come vi siete un po' barcamenati con il pubblico e con gli artisti? Sì, devo dire che è stato un momento veramente difficile, è difficile organizzare, è difficile rispettare tutte le misure, però ci siamo riusciti egregiamente anche col supporto di tutta l'amministrazione che ci ha sostenuto, anche grazie devo dire a Enis Pierucci che ci ha dato la possibilità con il sostegno dei fondi diciamo europei di poter portare a Bari degli artisti fantastici. Francesco, per te la musica in una parola che cos'è? Sono 35 anni di musica dentro il mio pensiero, cerchiamo di far capire alla gente cosa si possa fare con questo strumento che è antico, però noi lo facciamo, sconvolgiamo un po', facciamo ascoltare un po' di tutto. E un giovane invece che consigli, che vuole fare musica oggi, che cosa bisogna fare? Io più che del giovane, io consiglio lo Stato italiano, il governo italiano che debbano mettere la musica, gli strumenti musicali, scuole. C'è bisogno, si parla di tutto tranne che della musica, perché la musica fa bene all'animo. I ragazzi, io ogni volta che suono dico sempre che, mi raccomando, i ragazzi devono studiare musica perché fa bene all'animo e ingentilisce la persona. Nella meravigliosa cornice del Castello di Santa Severa a Roma, Tipi con Roberto Ciufoli. What a difference that they make. There's a rainbow before me. Giorgio era l'unico, magro, alto 1,90 m, secco, bene, con i baffettini, vedete i baffettini così, se, lui si metteva una mascherina e tutto, ma che è Zorro? Poi combatteva, girava l'angolo, si arrivava la mascherina, si appoggiava, giravano tutte. Don Diego, avete visto Zorro? Ma come Don Diego? Roberto Ciufoli con un divertentissimo spettacolo, Tipi, raccontaci un po' come nasce questa idea, come nascono questi tipi. Ma i tipi nascono con l'uomo perché sono tipologie umane che rappresentano proprio il nostro in generale modo di essere, perché c'è lo sportivo, c'è il pigro, c'è il timido, l'indeciso, l'innamorato, l'ubriaco, l'eroe, ce ne sono tutti. E questo nasce da una osservazione continua negli anni degli atteggiamenti anche del corpo, perché vada a rappresentare poi in scena il linguaggio del corpo che, a differenza del linguaggio verbale, non riesce a mentire, quindi il corpo
non solo tradisce, il corpo proprio suggerisce degli stati d'animo di chi sta parlando con noi, delle altre persone, insomma, quindi allora c'è uno studio sul corpo e c'è una riproposizione di questo nelle varie tipologie. Poi ad ogni tipo abbino, che so, un monologo, una chiacchierata col pubblico, una canzone, una poesia, insomma. Ho scomodato, oltre a testi miei che sono nello spettacolo, ma dico, ho scomodato insomma dei tipetti tipo Shakespeare, Gaber o Trilussa, da cui ho preso tre cose, insomma, così tanto per mettere anche qualcosina dentro. Questa sera andremo a parlare di tipi diversi. Siamo partiti dalla scimmia perché la scimmia è stata proprio l'origine, ma poi pare che la scimmia abbia preso le distanze da questa discendenza da lei generata, ha lasciato perdere, ha preso un altro ramo. Mentre invece l'uomo ha continuato a correre nella sua corsa verso il futuro, verso l'umanità, correndo come un criceto. È come un criceto correndo e rimanendo sempre fermo allo stesso punto, ma con una differenza: molto più stanco e sudato dell'inizio. Raccontaci qual è il tipo, la parte dello spettacolo che preferisci e perché, a cui magari sei particolarmente legato. Non c'è un tipo a cui sono particolarmente legato in realtà. La parte dello spettacolo che preferisco è l'inizio, perché io durante lo spettacolo mi diverto tanto e quindi quando inizia lo spettacolo sono contento. E lo faccio proprio con gioia, con passione, con divertimento e quindi ecco, quando sento che faccio il primo passo è come quando ti piace tuffarti, no? Il primo passo nel vuoto, poi dopo ti diverti, è così, per me il primo passo è il momento più bello, poi il bello è durante tutto lo spettacolo, quindi le varie tipologie hanno tutte una cosa che mi diverte, perché le porto in scena senza giudizio, senza una critica e senza pensare che uno sia meglio o peggio dell'altro. Sono tipi diversi, quindi ognuno ha il suo lato bello, ognuno ha il suo lato divertente, ognuno ha il suo lato da prendere un po' in giro o da sottolineare. Diabolic, questo super criminale pugliese. Pugliese? È pugliese Diabolic? Pensavo, cioè, è risaputo che è pugliese Diabolic. Infatti, quando lei è andata da lui sapendo che era single e gli ha chiesto: scusa, ma il posto della tua fidanzata è occupato? Lui ha risposto: no, è vacant. A Cagliari riapre il teatro lirico e lo fa con la rassegna Classica al Parco. Dirige il coro il maestro Donato Sivo. Teatro Lirico di Cagliari, questo è un giorno particolare perché si riprendono le attività in teatro, ne parliamo con il maestro Sivo e siamo curiosi subito di carpire un po' i segreti del palcoscenico, quale sarà il programma di questa sera, è sul musical, vero? Sì, buonasera, allora le notizie importanti sono queste, uno che appunto il teatro dopo il 5 marzo, ultima recita di Pagliacci, il teatro riapre le porte al suo pubblico, quindi il pubblico di Cagliari che finalmente si riappropria non soltanto dello spazio esterno ma proprio rientra in platea per poter godere della musica dove la musica dovrebbe essere naturalmente eseguita. E l'altra notizia insomma che è importante è che il protagonista di questo concerto, quello di oggi e anche quello di domani, è il coro, perché normalmente sono sempre concerti, quelli che si sono avvicendati in questi appuntamenti sono sempre stati per orchestra oppure per orchestra e coro. Oggi il coro è protagonista assoluto, abbiamo l'accompagnamento del maestro Mudo al pianoforte e l'accompagnamento del maestro Pierpaolo Strinna alla batteria. Quindi questi sono un po', diciamo, il programma è un programma assolutamente scintillante, accattivante, molto, come dire, sfavillante, perché riguarda autori americani come Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin, per citare quelli più famosi, Michael Gore, Irving Berlin, tutti autori che hanno rappresentato un po' la storia della musica americana e in questo particolare frangente i musical oppure colonne sonore, insomma, come il Mago di Oz, e queste insomma sono le notizie che riguardano la musica. Okay.
In Sardegna i festival musicali Nuoro Jazz e Timing Jazz, diretto da Paolo Fresu. Questa serata si è aperta con un'esibizione particolare, una performance musicale e di pittura. Quanto è importante oggi coniugare, anche da te che sei direttore artistico del Festival Berchid, insomma da tanti anni, quanto è importante coniugare la musica con altre attività? Per esempio il festival che tu dirigi si affaccia anche sul cinema, sulla pittura, sulla lettura. Beh, è molto importante, perché poi il jazz è per antonomasia la musica dell'apertura, della ricerca, della curiosità. Non possiamo dimenticare tutto quello che è avvenuto nella storia di questa musica, i progetti anche legati a Pollock, oppure a Kerouac, le cose le più disparate, ma tantissimi progetti. È una musica che si presta veramente ad essere disponibile e aperta verso gli altri linguaggi, ma tutte le musiche dovrebbero esserlo, in particolare il jazz, proprio perché è una musica di improvvisazione. E quindi è sempre molto interessante e molto bello quando si trovano delle relazioni con gli altri linguaggi, perché ci offre l'opportunità non solo di indagare nel nuovo, ma anche poi di arricchirci da quello che accade fuori dal nostro mondo e di portarlo poi verso il nostro mondo, quindi il cinema, la fotografia, la scultura, la pittura, le arti performative in genere, oppure il teatro, la danza, sono tutte cose molto molto importanti che ci fanno, come dire, che permettono di arricchirci e anche di confrontarci con altri linguaggi, quindi ci mettono anche un po' in un ambito di discussione che è importante, perché indaghiamo in noi stessi e ciò ci permette di approfondire, di valutare meglio. Quindi è sempre molto bello quando la nostra musica è al servizio degli altri linguaggi. E a me piace moltissimo, lo faccio da tanti anni ed è sempre estremamente stimolante. Ci sveli il segreto dell'improvvisazione. Oggi tu hai aperto dicendo: abbiamo fatto un primo set e un secondo set, però non sentirete mai lo stesso tipo di musica, l'improvvisazione è sempre uguale. Come si raggiunge un feeling dell'improvvisazione sul palco con gli altri musicisti? È una bella domanda, non ne ho idea. Si raggiunge con l'interplay, con quella che è questa parola magica, che è la comunicazione, il dialogo. È come in una coppia: quando si sta bene c'è bisogno di poco, quando non si sta bene c'è bisogno di parlare molto e alcune volte non produce molto. E quando c'è un'energia, una simbiosi, un dialogo in seno al gruppo, allora la musica funziona e possiamo permetterci di andare veramente dappertutto. Quando questa cosa non accade, non funziona più. È un mistero, è una cosa misteriosissima che ci piace mantenere tale. In questo gruppo c'è e ci possiamo permettere ogni giorno veramente di cambiare tutto. Stasera abbiamo fatto un repertorio nel secondo concerto che era totalmente diverso dal primo. Ma avessimo suonato la musica del primo set sarebbe stata una musica diversa, perché il modo di affrontare gli stessi brani sarebbe stato totalmente diverso. Questo accade quando c'è quella libertà che è data principalmente proprio dalla conoscenza, perché non è vero che l'improvvisazione non si improvvisa, si improvvisa, l'improvvisazione si studia, e quando si arriva a conoscere un linguaggio e a conoscere anche le personalità dei colleghi con cui sei sul palcoscenico, allora puoi permetterci veramente quella libertà che altrimenti non avresti. Quindi è un filo sottilissimo che bisogna sempre, come dire, ricordare, ed è un gioco sottilissimo che puoi fare quando sai di avere delle persone con le quali condividerlo, altrimenti in alcuni casi è estremamente, estremamente rischioso, ma come in tutte le cose. (Musica)